importante sopralluogo. Sì, fa parte dei sopralluoghi che come servizio sport, come assessorato allo sport stiamo facendo su tutte le zone della città per supervisionare i lavori, tanto quelli fatti dalle società sportive, come in questo caso evidentemente da parte della Fiorentina, nelle aree ospitali, quanto direttamente dall'amministrazione comunale. Non più tardi di settimana scorsa, di venerdì scorso, eravamo dall'altra parte dello stadio per la maratona, dove sono in programma e sono in corso di esecuzione degli interventi di messa in sicurezza delle gradinate e di rifacimento del pavimento, che è anche il tetto, il soffitto della palestra stadio e della piscina stadio, due impianti di quartiere molto molto utilizzati, con più o meno un'utenza intorno alle 2000 persone all'anno, quindi sono impianti veramente strategici per tutto il campo di Marte e non soltanto. Oggi invece qua abbiamo l'area ospitality, che è più, diciamo, essendo un cantiere non è al momento accessibile, perché stanno lavorando sodo per essere pronti evidentemente per la grande festa del 28, in cui non soltanto inizierà la stagione casalinga della Fiorentina contro il Chievo Verona, ma sarà anche l'occasione per festeggiare 90 anni di questa storia d'amore tra la città e la squadra, che è un qualcosa di meraviglioso. Venerdì andremo al Galluzzo, dove stiamo tirando su la nuova palestra, molto attesa anche quella dal quartiere, e poi nel corso della settimana successiva andremo a Mantignano Ognano per la questione relativa al campetto di calcio e al potenziamento di quell'impianto, che è un impianto strategico non solo e non soltanto, ma anche perché si trova nella periferia della città, che quindi deve essere a maggior ragione attenzionata dal punto di vista dell'offerta sportiva. Che sono tutti e cinque quartieri, evidentemente il centro storico un pochino meno, per ovvi motivi, perché ci sono meno impianti sportivi, toccati da questa ondata positiva di manutenzione straordinaria, che permetteranno di ripresentarsi a settembre al via della nuova stagione sportiva con impianti più efficienti e più funzionali. C'è stato un incontro del mese scorso, insomma proprio prima di luglio, prima dell'inizio del ritiro di Moena, tra il sindaco e il presidente esecutivo Mario Cognini, in cui hanno dato dei tempi, hanno dato delle scadenze e hanno confermato quello che evidentemente è nei fatti, ovvero che per Fiorentina da par suo, il Comune di Firenze da par suo, stanno lavorando alacremente per raggiungere l'obiettivo di dare uno sviluppo al quadrante nord-ovest della città e alla Fiorentina ad avere una casa all'altezza della propria ambizione. Campriania regala successi e ieri il presidente del calcio storico Michele Perguidi l'ha su Facebook ufficialmente invitato come magnifico messere per il prossimo anno. Sicuramente ieri alle 5, alle 17 ora italiana, tanti fiorentini erano davanti alla TV per fare il tifo. Nicolò aveva già stupito il mondo 4 anni fa a Londra, in cui vinse un oro e un argento nelle due gare, diciamo, che lo hanno visto partecipe, ed è un grande risultato. Un grande risultato perché raggiungere quei livelli è difficilissimo, confermarsi è veramente un qualcosa che ha pochi eguali nella storia dello sport italiano, ed è una soddisfazione forse ancora più grande. Io ieri a botta calda, ancora con l'emozione della vittoria, ho twittato: eri già nella storia, adesso sei nella leggenda. Io penso che con 2 ori olimpici in 2 Olimpiadi consecutive, che vuol dire essere riusciti a mantenere quel livello per 4 anni in una disciplina diversa, perché ha vinto l'oro dove l'altra volta ha vinto l'argento, quindi ancora non è finita l'Olimpiade di Niccolò, e sia veramente un risultato meraviglioso, un risultato che merita di essere festeggiato e a cui meritano tutti gli onori del caso. Io l'ho letto anch'io la proposta del presidente Perguidi, mi spoglio dei panni di assessore allo sport e indosso quelli di assessore tradizioni popolari, e non posso che sposare, diciamo, la proposta di fare di Niccolò, compatibilmente con i suoi impegni di studio e di lavoro, perché evidentemente Niccolò è un fiorentino, cioè la Fiorentina, Firenze e la Fiorentina nel cuore, però vive all'estero. Se sarà a Firenze il prossimo giugno, mi farebbe molto molto piacere vederlo accanto al sindaco e accanto al presidente in veste di magnifico messere.